Siamo qui oggi con Alessandro Ippoliti, autore di La ricerca della felicità di un uomo del Rinascimento, un romanzo scritto da uno studioso di architettura del Rinascimento, che ha creato una struttura, direi perfetta, forse questo viene dai suoi studi, per raccontare una vicenda che si svolge a Roma nei primi decenni del Cinquecento. Questa ci sembrava quindi il luogo giusto per ambientare questo racconto, questa presentazione del libro, e soprattutto perché ci sono dei personaggi che intervengono, anche se non sono i personaggi principali in questo racconto, e fra questi Giulio II. Qui noi vediamo la copia del ritratto di Giulio II eseguito da Raffaello, un dipinto che si trova adesso alla National Gallery dopo aver lasciato le collezioni borghese nel 1824, quando venne acquistato a Londra. E quindi riavvolgiamo questa linea del tempo, riandiamo all'indietro in una sala che ce lo consente, e con questo racconto, che è un racconto di una storia d'amore e appunto di ricerca della felicità. Ma che cos'è questa ricerca della felicità nel Cinquecento e anche oggi? E ce lo racconta adesso Alessandro Ippoliti. E sono molto contento di presentare il mio libro all'interno della prestigiosa Galleria Borghese. Il modo di trasmettere conoscenza del museo e il modo di acquisire conoscenza attraverso la lettura del libro hanno dei punti in comune. Non c'è solamente istruzione e trasferimento di conoscenza, ma c'è anche educazione del sentimento, perché l'aspetto emotivo viene coinvolto sia nel guardare un quadro che nella lettura di un libro. Questo libro è di una collana che si chiama Eudaimonia e Storia, Felicità e Storia. I due termini sono stati interpretati come le interpretavano nella Grecia antica. Per Platone prima e poi con Aristotele la felicità è la vera ed unica finalità della vita. Mentre invece sul concetto di storia, nella Grecia antica si ha una idea di voler valorizzare quelle che sono le vicende umane. Raccontate in una maniera narrativa, attraverso lo studio delle fonti, attraverso lo studio delle vicende che non sono solamente le vicende dei grandi personaggi, ma anche quelle della microstoria, delle persone che in qualche modo collaborano alla realizzazione della mentalità di un'epoca. In questo senso, quindi in questo idea di fare una storia che non è una storia solo di grandi personaggi, ma una storia che riesce a comprendere come gli uomini vivevano e pensavano in un determinato contesto storico che è stata concepita questa collana. Il primo volume della collana è dedicato a Leonardo Grosso della Rovere, nato nel 1464 e morto a Roma nel 1520. Il libro inizia con una data importante e fondamentale legata all'elezione al pontificato dello zio Giulio II. L'elezione del Papa Giulio II è un momento decisivo per la vita di Leonardo, ma è soprattutto decisivo per la storia del Rinascimento. Leonardo decide di intraprendere il percorso della carriera ecclesiastica non perché avesse una particolare vocazione religiosa, ma perché ritiene, nella prima fase della sua vita, che l'unico modo per raggiungere la felicità, intesa in senso appunto platonico, non a caso Leonardo è un personaggio che partecipa al neoplatonismo di questi anni, andrà nella villa Poggio a Caiano a festeggiare la data ipotetica della nascita di Platone. E in questo senso, Leonardo, ritiene che lo studio sia lo strumento fondamentale, e cioè quindi la conoscenza, per poter arrivare alla felicità. Questa idea di Leonardo di considerare, fondamentale lo studio per la ricerca della felicità si amplia quando
quando nel 1503 incontrerà Elisabetta Gonzaga ad Urbino. Urbino, che era un luogo dei Montefeltro, non a caso Elisabetta aveva sposato appunto uno dei Montefeltro, ma i Montefeltro erano stati mandati via da Alessandro VI Borgia dalla città, e la città gli viene riconsegnata da Giulio II. Giulio II, appunto lo zio di Leonardo, invia Leonardo ad Urbino in questo incontro che avverrà nel cortile di Palazzo Ducale. Questo incontro è un incontro fulmineo. Da subito sia Elisabetta che Leonardo sentono di avere una forte attrazione amorosa l'uno per l'altro, e il libro ripercorre questa vicenda amorosa che ha fasi alterne, legate sia al fatto che Leonardo appunto è un cardinale, e sia che Elisabetta era sposata appunto con il Montefeltro. I loro incontri non sono continui, ma ogni incontro è legato ad una parola, l'importanza delle parole, il significato delle parole. E tra di loro c'era un modo di dialogare, che era un dialogo aperto al confronto, aperto alla cultura, aperto al sapere. E sullo sfondo di questa loro concezione, di queste loro idee, ci sono quelli che sono i concetti importanti del Rinascimento e dell'idea del riferimento alla cultura classica. È per questo che è assolutamente pertinente la nostra presenza qui nella sala dove sono conservate le opere di Raffaello, che è uno, diciamo, dei personaggi che verrà citato all'interno del libro, proprio per l'idea che Raffaello ha dell'antico, e cioè la storia che viene attualizzata per dare importanza al presente. Questo è un concetto che è pienamente rinascimentale, pienamente nella rappresentazione di Raffaello e pienamente nel pensiero sia di Leonardo, ma soprattutto di Elisabetta, che è una delle donne più importanti del Rinascimento, è una donna, una mecenate, è una donna che sarà tra le protagoniste del Cortigiano, che è uno degli scritti più importanti del Rinascimento, e soprattutto verrà ritratta da Raffaello in un dipinto oggi conservato agli Uffizi. Leonardo ed Elisabetta vivono il contesto rinascimentale, il fervore edilizio della Roma rinascimentale. Nel libro si raccontano quelle che sono le scelte urbanistiche, quelle che sono le fabbriche che vengono realizzate, e si incontrano i personaggi dell'epoca come Agostino Chigi, come il Papa, ma anche come il Giuliano Leno, che è il sovrintendente delle fabbriche dei Della Rovere. Quindi è un quadro complessivo in cui si inserisce il loro rapporto, che fa capire qual è il loro modo di sentire il momento storico che stanno vivendo. Il momento topico del loro amore si concretizzerà con la realizzazione del progetto a cui Leonardo Grosso teneva di più, e cioè la realizzazione del Palazzo di San Pietro in Vincoli. Il Palazzo di San Pietro in Vincoli è un palazzo della sede, della sua sede cardinalizia, sede già del Sisto IV quando era cardinale, e poi di Giulio II come cardinale. Lui realizzerà l'idea dello zio di realizzare una residenza a San Pietro in Vincoli, e questo sarà il luogo in cui cultura, attraverso l'aver predisposto una biblioteca aperta al pubblico, perché Leonardo riteneva che il trasferimento della conoscenza è la massima espressione di amore che si può avere verso il prossimo. I prossimi volumi della collana si sposteranno, diciamo, sull'asse cronologico della storia, e parleranno di altri modi di interpretare e di capire che cos'è la felicità in contesti storici diversi. Quindi il filo conduttore della collana è quello di interrogarsi di come cambia il concetto di felicità nel tempo, per capire come la mentalità di un'epoca può condizionare i nostri convincimenti.
Roma, 2 maggio 1520. Cara Elisabetta, amore, scrivo questa mia lettera in un momento in cui le mie condizioni di salute peggiorano e grande sollievo per me saperti vicino. Riceverai questa missiva solo quando sarai a Urbino e gli eventi storici ti avranno riconsegnato la città di adozione per la quale ti sei tanto adoperata nella tua vita. Capisco che questo legittimo ritorno sarà per te propedeutico al raggiungimento di una completa felicità che invece, nel mio caso, si è resa oggi praticamente possibile. E questo grazie a te, al tuo amore, al nostro amore. Hai avuto modo in questi anni di condivisione del nostro sentimento di attraversare la mia ricerca assoluta della felicità. Io credo che la felicità sia il fine ultimo di ogni esistenza. La felicità è intesa come scopo della vita. Bisogna ricercare la prassi della felicità, coinvolgendo i nostri affetti e le nostre passioni. Questa ricerca sono convinto che sia l'unico antidoto contro il male che pervade l'esistenza di alcuni, segnata da onnipotenza, arroganza, prepotenza, segni evidenti di una sofferenza e debolezza della condizione umana. La risposta a tutto questo è appunto la felicità, come pienezza immanente del vivere. Una felicità che si dona alla vita come eidos, come forma pura e idea. Entrambi sono il fondamento della realtà. Le idee sono lo strumento che ci permette di riflettere sul mondo e di essere nel mondo. Costituiscono il presupposto della conoscenza. Per questo ho creduto per gran parte della mia vita che la strada verso la conoscenza fosse l'unico cammino da percorrere verso la felicità. Ma incontrandoti, ho sentito che con te era possibile la ricerca di una perfezione che si costruiva nel tempo trascorso insieme, in una reciproca accettazione di noi per quello che siamo e non per quello che gli altri avrebbero voluto che fossimo. Una comprensione intima, inesauribile, sostanziata dal sentire profondo che ha saputo toccare le nostre anime, far avvicinare i corpi in un'estasi piena, in cui sentimento, ragione si fondono in un'attività unica, inesauribile, di fare e pensare. Uno stato abituale rivolto all'agire, che riguarda ciò che è bene e ciò che è male per le nostre vite. Tutto questo, accompagnato dalla passione per certi versi inspiegabile che rende imprescindibile l'esserci l'uno per l'altro, quel non poter fare a meno l'uno dell'altro. Emozionarsi, soffrire, gioire insieme in ogni istante, perdersi nei nostri sguardi, nel sentire la pelle dell'altro, nel toccarsi. Per un momento ho creduto che tutto questo fosse vano, che fosse una mia illusione e che il nostro amore l'avessimo visto in lontananza, ma non saputo afferrare. Ora invece si è realizzato solo ed esclusivamente attraverso te. Tuo. Per sempre. Leonardo.